Questo, guardate com'è particolare, non ho mai visto le foglie in questo modo. Questo noi in dialetto lo chiamiamo un ipala, dialetto positanese della mia zona. Questo è un ginepro bellissimo. Bella pianta. Vabbè, oltre alle classiche erbe che pacchia mediterranea, chiaramente. Trovate questa sorpresa in mezzo a questa vegetazione. È l'unico che ho visto fino adesso, ma ce ne saranno altre sicuramente. Vari tipi di rosmarino. Questo no, questo non è rosmarino, questo non so per dire che cosa può. Questa è una. Ah, questa è uno spinasanto. Spinasanto ridotto all'osso praticamente. La bottiglie di plastica dappertutto, l'uomo non ci sta niente a far da rovinare sempre tutte cose. Uomo tossico. Lasciamo sta. Che qua. Agliastro, olivo selvatico, rosmarino, molto assetato, chissà quando è che non gioco. Carrubo, nano. Poi ce ne sta un'altra qua. E allora è zona questa. Eccola qua. Bella sta sorpresa. Ottima. Naturalmente, mo, gli ulivi che stanno qua. Ah, qua c'è pure un latte favolla, che non mi ricordo il nome scientifico in italiano, qua ci vorrebbe Marco. Orecchie lepre, questa è un'ottima erba per i conigli. Stiamo assai come livello sul mare, non siamo molto in alto. Questa è una piantata stupenda qua. Sinceramente, non è nazione mia, ma questo non ne ho posto per quest'albero. Mi hanno fatto un guaio a ci mettere, ma faccio i fatti miei. Proprio nel contesto che non ci azzecca, non è che. Una collina a macchia mediterranea, bella come questa. Ci vanno a mettere un'opina. Che fai? Ci hai spaccato la capa, un imbecille di questo. Oh, faccio i fatti miei. Non potrei fare altrimenti, insomma, alla fine. Qua, la bella ceppa di Laban, che non avevo visto ancora fino a mo'. Quelle che stanno tante ci stanno, sai che. Cicas. Non so se c'era la rovescia di Cicas. Guarda, ce ne stanno proprio assai. Non so come ci hanno arrivato a Cancop. Sono tante, veramente tante ce ne stanno. Ecco qua. Con questo scorcio iniziamo la discesa. Ho fatto veramente un gran regalo stamattina. Ho